giudici consigliano di spostarsi. Boh, se prendo noi hanno sbagliato strada. 5 giri completi. 5. Siamo fuori bimbi. Glielo fanno, fa uno piccino, ma le fanno i giri. Hanno sbagliato strada. Non ti prendo qui. Glielo fanno. Subito grande. Subito giro. Sì, 5 giri grandi. È partita. La prova unica. Cross regionale WISP con grandi numeri e grandi nomi. Ma piano, dai! Così a finicchio Federico Meini, ale. Che oggi grandi intanto vediamo il portacolori del tutto sportivo Torino al comando. Anche lui uno dei protagonisti del cross assoluto, Cannauti. Assoluto abbiamo visto da Adriano Furo. Fare ancora un appello, premiazioni al femminile e categorie regionali, promozioni al femminile e categorie federali, non la premiazione, grazie. Ancora tutta la linea in questa manifestazione, questa partenza, l'ultima partenza del campionato WISP. Gara riservata agli assoluti e alle domeniche. Oltre l'evento. Ecco qua, vediamo, è Kurovic che è al comando della gara, segue a terzo posto Mattia Trevi, passaggio di Federico Meini, in questo momento siamo alla quinta piazza, al passaggio di Daniele Rubino, in fine al corsetto dove intraveniamo anche Fabio Salotti, Marcello Emiliano, attaccato Andrea Capretti, che nei cross regionali FIDAL con l'80 è Martini che transita in questo momento, ancora gli amici di Siena e ancora le casacche di Randaggi con 370, il passaggio in questo momento dell'atleta appunto della società di Borgo Bugiano di Francesco Cifaldi. Ma torniamo alla gara assoluta, ci spostiamo al di là con lo sguardo al di là del campo per vedere cosa sta succedendo nei battistrada. Quindi Cannucci Matteo insieme a Kurovic stavano facendo veramente una grande gara da padroni della gara assoluta, mentre Treve Mattia e il giovane Leonardo Daniele stavano rendendo, diciamo così, vita difficile ai due battistrada. Bagno del tempo, non uscirò. Anche la Stefania Bargiacchi che non è venuta qua a festare in vacanza questa mattina, ma per correre. Adesso stanno arrivando, pian piano stanno arrivando tutti, si sono docciati. Componenti desiderato in zona premiazioni urgentemente, grazie. Thank you.
Dai, questo è il primo, vero? Sì, sì. Dai Luca, dai! Dai, bravo! Vediamo un po', insieme per Lino ce l'abbiamo, le vuole dai! Vai Emiliano, vai Emiliano! Vai Emiliano che andiamo, che non è lontano! Vai Mattia! È più facile di Mattia! Giro, vero? Questi tutte e tre, vero? Bravo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!
passati. Dai! Bravo Fabio, vai, vai! Tutti e tre. Adriano Kurovic. E intanto invece dall'altra parte abbiamo l'arrivo per quanto riguarda la categoria senior di categoria e poi la maglia del Fiorino è quella di Matteo Cannucci in seconda posizione. L'arrivo di Federico Meini del Livorno e poi ancora Emiliano Mazzei. Numero 2 può segnare. Eccoci qua, con tanti arrivi adesso anche le maglie del Parco Alpi Capuane nella zona arrivo con... Dai Dani! Curva molto scivolosa nella parte finale. Ci sono tutte per la premiazione? Tutte le allieve là in zona le possiamo premiare? Sì, ci siamo. 2-5-8. Ecco Livorno Lammers, no cos'è Atletica Livorno, ecco 4-6-2. La sesta classificata, siamo Atletica Calenzano con Carlotta Aghetti 7-8. Attenzione, davanti dietro Fabio Malus che sta arrivando, il grande Daniele Milani che sta lui che ha anche organizzato quest'oggi tutto questo ambaradan. Adesso se ne corre caro Ivano in canottiera, tranquillo, come se ci fossero 20 gradi fuori. Questo è il fisico. 156. Atletica Calenzano, la Carlotta Vietti ce l'abbiamo? Ritira qualcuno di voi, per esempio potrebbe ritirare Natalia Petrini. Anche lei. E allora, attenzione a non cadere. Natalia è anche ormai della Carlotta, ritiri. Tutte e due, sì, visto che ci siamo, la quinta e la sesta. Invece Marta Calvani ritira la quarta classificata, la terza classificata, ancora Silvano Fedi con Giulia Severini. Non vale. 1-8-5. Eccola Giulia e ritira il premio la seconda classificata per l'orecchiella, Alice Orsi. 188. Allora, va, c'è un gran tifo per coloro che stanno arrivando adesso, andiamo a premiare per l'Atletica Calenzano la prima campionessa regionale 2015 WISP di cross, Marta Corsi. 40 461 Bene,
adesso mentre stanno arrivando tutti, chiedo a tutta la parte femminile che deve ritirare il premio e anche a tutti i veterani di presentarsi qua in zona, perché adesso andremo avanti tranquillamente senza interruzioni. Chi non c'è non mi tirerà la medaglia, e quindi andiamo con le premiazioni e continuiamo. Ringraziamo le allieve che so che ci hanno trovato gusto qua in zona, e ora le dobbiamo mandare via, ci dispiace. Bravi, facciamole un bel applauso. Dobbiamo premiare la categoria, partiamo dalla seconda classificata per Livorno Team, è Martina Santini. Martina, per riguarda la Wisp, Sara Donati, a voi. Arrivano a 3. Eccola qua la nostra campionessa 134-221 regionale, e tra l'altro è stata anche la prima a tagliare il traguardo. 256. Ivano subito pronto a mettere preciso la medaglia davanti alla maglia, vediamo se ci siamo adesso con le premiazioni. Andiamo a premiare la, vediamo un po', vediamo se ci abbiamo la categoria 25 con Laura, ce l'abbiamo, Chiara ce l'abbiamo, andiamo anche per chiamarla. Dai Oscar, sei fuori, vai. 56 secondo di categoria, oh. Se no un po' di casino. 2, 6, 7. Vediamo che medaglie ci abbiamo in mano qua, così. Bravo. 4, 6, 0. A tutte le corse dovrebbero arrivare tutti così. Tutte così. Che gioia, Tutti staccati, uno per uno. È bellezza questa. 4, 5, 8, ma non c'è. Le femminile ci sono? Possiamo fare? Vediamo un po'. Mettiamoci Proviamo a chiamarle con Alice Berti, Atletica Calenzano. E poi la seconda, ancora Atletica Calenzano, è Sara Secci. Mentre la vincita. Niente, oh, porca miseria. 82-3. Dato approfitto per chiamare anche Lucia Tiberi, Sandra Chellini e Patrizia Liberani, se ci sono in zona. Tutte e tre qua, non ce ne manca una, ce ne manca. Mentre facciamo un applauso, andiamo a consegnare la maglia di campionessa regionale Wisp da parte del presidente della Lega Atletica Regionale Maurizio Ventre, che sta premiando insieme ad Alessio Sabatini, assessore di... Tempo mezzo e mezzo. Un freschino. Oh, guarda che arriva. Protagonisti della categoria 25, andiamo a premiare la categoria 45. Oh, buono. Non va. No, mi sembrava andasse forte, siccome. Quarta con la terza posizione per la Ganda, Ponte dell'Atletica di Maurizio. Eccoli qua, facciamo un bel applauso alla società. Eccoli qua, questo è il podio al Juniores maschile. Richiella Carpagnana protagonista in seconda e in terza posizione. Bravi ragazzi, le foto ufficiali per fare l'ultimo giro. Abbiamo salito per girare. Siamo alla categoria ho detto il terzo e il quarto o più piano per andare più forti il quinto. Sì, il quinto ce la facciamo per il quarto. Perché stamani è facciamo un controllo al volo su questa classifica. Un attimo di pazienza. Sandra seconda, terza io. Ines prima. Basta. Arriviamo.